faccio vedere anche un altro strumento che vi agevola in questa operazione, poi dopo facciamo la pausa a quella reale e passiamo a un altro strumento. Qualcuno ha portato la chiavetta per l'analisi? Mi ha chiesto di portare la chiavetta, nessuno. Va bene. Allora, tutti dei segreti da nascondere. Allora, qui adesso è una macchina virtuale con cui vi faccio vedere un programma che si chiama Xplico, che per esempio è disponibile nella distribuzione Delphi, con la quale tutta questa parte che abbiamo visto, in particolare di network forensics, quindi analisi del traffico, vi viene fatta in maniera automatica da un software che fa questo parsing e vi mostra i risultati. Come qui non ho rete, ho registrato prima l'intercettazione, però vi faccio vedere quello che salta fuori. Allora, questo è Wireshark, quindi Wireshark è un'applicazione che va aperta con diritti di amministratore, altrimenti non ha la possibilità di accedere alle schede di rete, e da qui, con questo pulsante, io vedo tutte le interfacce e con questo posso cominciare a registrare il traffico. Allora, adesso apro il traffico già registrato, tipo questo. Informa
di quel sistema. Quindi per esempio in questo caso alle 12.52 informatica forense.it, 12.53 uscitacane.it e così via. Cliccando su uno di questi link, per esempio questo, mi viene mostrato il contenuto della pagina, quindi come se avessi fatto l'estrazione di quell'HTML che abbiamo fatto prima. Questa per esempio è una pagina che conoscete, no? No, posso chiederti una cosa? Prego. Se stiamo facendo l'orientato di volta e mandiamo la form, se per esempio sono inviate in modalità GET potete trovarle se sono post, col post sicuramente se sono in chiaro le trova. La cosa è che diciamo non la vedi in questa fase, perché quindi questo programma serve per mostrarti quello che vede l'utente, però se fai una washa riesci a trovare tranquillamente. Ok, altro tipo di visualizzazione è quello delle immagini. Quindi per esempio in questo modo lì tu fa il recupero di tutte le immagini presenti in quell'intercettazione. Quindi per esempio queste qui sono tutte le immagini che ci sono nella pagina del professor Battiato, no? Quindi io teaching shorts CP. Lo stesso lo fa con l'email e le web mail. Adesso in questo caso io ho registrato solo traffico di tipo HTTP. Però se avessi registrato del traffico, quindi di POP, SMTP o di Google Mail, avrei la possibilità di visualizzare anche il contenuto di questi dati. Altri dati che possono essere visti sono per esempio FTP, le chat e via discorrendo. Questo progetto praticamente è nato nel 2007, rispetto all'inizio sono stati giù diversi protocolli. Quello che fanno sul tempo è cercare di fare il parsing dei vari protocolli per semplificare l'attività di questa modalità. Ok, questa invece è l'interfaccia di AutoPsy, nello specifico relativa a Delft, e quindi questo è quello che abbiamo visto prima, che l'ho mostrato tramite screenshot, quindi non stiamo a riproporlo, è una versione successiva, però è sempre la versione Linux che non è il massimo della funzione. La maggior parte dei file è dotata di quella che si chiama
e si aprirà Excel, che poi non riesce ad aprire il file perché effettivamente il suo contenuto non è compatibile con i file che Excel sa trattare. Quindi per identificare un file, quello che si vede è effettivamente un insieme di bit che sono all'inizio e alla fine. Per esempio, nel caso del PDF, i file PDF cominciano con il carattere percentuale, il carattere P, il carattere T, il carattere F e poi una serie di altri caratteri. E termina con percento e o F. I file JPG hanno un numero integer, un numero footer e così via, tutti i vari file. Per esempio, nel sistema operativo Linux c'è un comando che si chiama file, al quale passando come parametro il nome di un file, va a leggere il magic number e ci dice il tipo di file che stiamo interrogando. Quindi se dico file lettera.doc ci dirà per esempio Microsoft Office Word piuttosto che JPG Image. Ok, il data carving è quel processo di estrazione di un insieme di dati da un insieme di dati molto più ampio, che viene utilizzato solitamente per estrarre i dati da quei settori non allocati. Questo perché con gli allocati c'è il file system che sa come sono organizzati. Nel caso dei settori non allocati, il file system potrebbe non essere a conoscenza dell'effettivo contenuto. I file estratti sono catalogati in base al header e al footer e la struttura del file system solitamente viene ignorata quando viene eseguito questo processo. Il buon esito di un'attività di data carving richiede requisiti molto stringenti. L'header e il footer non devono essere sovrascritti, quindi devono essere disponibili in chiaro. Il file non deve essere frammentato. Il file non deve essere compresso, cioè a meno che non stiamo estraendo un file zip. Però diciamo, se vogliamo estrarre un PDF contenuto in file zip non possiamo farlo. E diciamo, il file estratto quindi da questa operazione è quell'insieme di bit che sono situati tra l'header e il footer. Ci possono essere delle tecniche di data carving avanzato, però sono molto dispendiose in termini di in termini computazionali, quindi in realtà non vengono mai eseguite. Allora, questo perché richiede queste caratteristiche? Diciamo che quando si va a eseguire l'operazione di data carving, se questo è il disco, il programma comincia dall'inizio del disco e va in avanti finché non trova un header di quelli noti. Per esempio gli si dice comincia a cercare soltanto quel PDF. Allora in quel caso mi va a cercare solo l'header e il footer dei PDF. Se dico tutti i tipi di file, mi cerca tutti. Comunque quando trova un header, per esempio PDF, dice ok, questo mi interessa. Quindi da questo momento in poi tutti i bit che seguono vanno a costituire quel file PDF finché non trovo il footer per quel tipo di header. Quindi in questo caso prende questi settori e mi salva questo file in un'altra posizione. La necessità di tutti questi requisiti è dovuta al fatto che se per esempio durante la ricerca io trovassi qui per esempio un altro header, quando trovo l'altro header lui interrompe la ricerca precedente, butta via tutto quello che aveva trovato perché non ha trovato la fine e ricomincia con l'individuazione. Quindi magari per voi questo qui è un file e quindi può accadere che in realtà quel file era soltanto frammentato e quindi questo è il leader effettivamente di questo e questo è il leader di un altro oggetto e quindi in questo caso non riesce a ricostruire i due file. Pertanto è possibile che vada a ricostruire un file come questo che in realtà non ha logica e quando poi andiamo ad aprirlo il file non è consultabile. E quindi è quello che qui è detto, ci possono essere delle volte un numero di falsi positivi. Questo è vero soprattutto per i file che non hanno un header o un footer chiaro. Per esempio i file testuali.
riuscire a recuperare un file testuale pressoché impossibile, perché non ha un header computer, ha un insieme di bit senza senso. Già per esempio un file HTML è diverso, perché potremmo utilizzare il tag HTML iniziale e quello finale per costruire le pagine HTML. Allora, alcuni software di Kali, quelli più diffusi, sono Formo, Scalpel e Photoref. Photoref, per esempio, è uno di quelli che di recente sta andando un po' per la maggiore, perché è disponibile anche in versione Windows e fornisce anche degli ottimi risultati. Ma su Formos e Scalpel ci sono stati anche degli studi di confronto e Formos è il risultato, diciamo, migliore rispetto a Scalpel. Photoref è piuttosto equivalente a Formos. Entrambi lavorano quindi a livello di blocco, ignorano il file system sottostante e possono anche lavorare per esempio sui file DD, quindi non necessariamente su un disco ma anche su un file che rappresenta quel disco, proprio perché per lo stesso concetto, siccome è una sequenza di dati grezzi, io posso invece utilizzare il disco sorgente, un file per la ricerca. Oppure per esempio dei dump della RAM, un file di swap, o addirittura per esempio un file di intercettazione, perché anche lì l'immagine JPEG è strutturata nella stessa. Entrambi sono disponibili, diciamo, in distribuzioni Linux, banalmente con un apt-get riuscite a installarli. Andiamo nella parte un po' più interessante. Ok, per esempio Formos, tra le cose che consente di fare è quella di estrarre soltanto i file che contengono una determinata stringa di testo all'interno del file. Questo lo posso fare specificando in un file di configurazione la stringa. Quindi per esempio qui dicendo, impostando la parola stringa nel file di configurazione, quindi per esempio pippo, mi andrà a estrarre con il carving tra tutti i file estraibili solo quelli che contengono la stringa pippo. Ok, c'è una modalità per esempio che si chiama quick, che ordina al programma di cercare sulla libreria all'inizio del settore. Questo è ragionevole perché normalmente un file viene scritto all'inizio del settore, quindi dice se tu me lo condividi in una certa posizione intermedia potrebbe generarti con maggiore probabilità un falso positivo e quindi dice cercamelo soltanto all'inizio. Allora per esempio se io volessi fare questa ricerca nel file dell'intercettazione non devo utilizzare questo tipo di parametro perché altrimenti mi scatterebbe via molti dati che magari invece cominciano in una parte successiva e non all'inizio del settore. Altra cosa, per esempio, utilizzando l'opzione -S posso impostare un offset e dividere la scansione per esempio su più sistemi e quindi un PC fa il carico da una certa posizione ad un'altra, un altro PC da un'altra ancora e così via, in modo tale che riesco a distribuire l'operazione e ad eseguire in tempi più rapidi. E quindi per esempio questi sono alcuni dei file che riesce a estrarre Formos, che sono vitamente i file che hanno leader. Inoltre dà la possibilità di definire dei leader e dei footer personalizzati. Nasce un nuovo formato oppure lo create voi e quindi quel file avrà un determinato tipo di leader o di footer. Avete la possibilità di specificare in esadecimale per fare una configurazione questo file da individuare. Quindi, esempio, vogliamo recuperare tutti i file cancellati, tutte le estensioni dal supporto SDA1, questo interessa a voi. Allora, io utilizzo per esempio il comando mount per montare il disco. In realtà non ho necessità di montare. Poi monto un dispositivo destinazione, anche in scrittura, per poter riversare i dati, questo estraendo. Ed eseguo Formos prendendo in input il dispositivo SDA1 e in output la cartella di destinazione in cui andrò a salvare il file. Quindi per esempio per estrarre tutti i tipi di file da un'immagine il comando Formos-t all-i immagine sorgente. Oppure per estrarre tutti i file saltando in
utilizzerò il parametro meno S, quindi for meno S 100.000 meno I il disco di input e meno O la cartella di audio. Se volesse estrarre tutte le immagini JPEG e GIF, quindi solo alcune determinate categorie di file che sono specificate nel file di configurazione, comando for meno T per il tipo è JPEG, video, la GIF con tutti gli altri formati definiti, meno I per la sorgente e meno O per la destinazione. E così via, quindi tutte le varie concatenazioni. Ma non esiste l'interfaccia grafica? Formos no. Però, per esempio, nulla vi vieta di creare un'interfaccia grafica. Ci sono, per esempio, dei tool sotto Linux, per esempio, uno si chiama Zenity, e poi sono quelli di GNOME, di KDE e così via, che voi potete utilizzare per prendere i input dei comandi dall'utente, richiamare un comando che sta alla base ed eseguire l'operazione. Quindi per esempio c'è con Zenity c'è la possibilità per esempio di creare dei menu a tendina, e quindi voi create il menu a tendina dove mettete i vari tipi di file, e poi quando l'utente va a eseguire questo comando aprirà il programma che si chiama, non so, MyFormos, lo apro, clicco sul tipo di file, clicco ok e fa tutto. Questo per esempio è un log di Formos, quindi ci comunica la versione, l'ora di esecuzione del comando, il disco sorgente, il disco destinazione, qual è il file di configurazione utilizzato e tutti i file che è riuscito ad estrarre, quindi il file 000.0.6.1.jpg/11 KB e così. Poiché non abbiamo la struttura del file system, non può assegnare il nome originale al file. Quindi quello che succede di solito è che il nome del file è il nome del settore in cui quel file è stato individuato. Quindi, se noi sappiamo qual è il settore e qual è la dimensione per byte, riusciamo a conoscere anche l'indirizzo assoluto in byte sul disco. Quindi, qui per esempio abbiamo il file 621, il settore 621, 312.832 e l'offset assoluto di quel file a partire dall'inizio del disco. Se volessi fare una controverifica posso utilizzare per esempio un editor esadecimale tipo XXT, dove do meno S con quell'offset individuato. Do la dimensione di ogni settore e il disco che voglio andare a verificare ed effettivamente in quella posizione trovo l'iter del file JPEG. Quindi questo a cosa torna utile per esempio? Per quel discorso che tante volte abbiamo citato di riproducibilità, cioè io utilizzo uno strumento e posso documentare l'effettiva esistenza di quel dato su quel disco utilizzando per esempio questo log. E quindi chiunque può andare in quel settore può andare a individuare quel file. Ok, Scalpel svolge esattamente la stessa funzione di Formos, ma utilizza un file di configurazione diverso. La sintassi è pressoché simile, anche qui Scalpel, dispositivo di input, meno dispositivo di output. E questo è per esempio un articolo che mostra i test di confronto tra i due software e mostra per esempio che Formos fornisce più risultati di scalpel in certe situazioni, in altre la addirittura di risultati leggermente diversi e così scorrendo. Photorec invece è un software diciamo molto più recente che eventualmente vi consiglio di utilizzare, anche se il nome foto da livello di foto in realtà è recuperato tutto. Viene fornito con un altro software che si chiama TestDisk, è open source ed è disponibile su più piattaforme, quindi non solo su Linux ma anche per esempio su Windows. Riconosce numerosi file che ha già quindi registrati al suo interno, se ne contano oltre 400, quindi zip, office, pdf, mail, jpeg e così via. E, diciamo, è stato testato anche su diversi apparati di macchine fotografiche, diciamo lui si focalizza sul discorso di fotografie, però il concetto di base vale naturalmente per tutti.
Questo per esempio è un confronto, giusto per far capire ai giuristi che cosa è tardi. Sulla sinistra c'è un dispositivo di memoria, tipo una chiavetta, nella quale sono presenti tra file e cartelle 137 oggetti. Utilizzando per esempio in case, mi vengono visualizzati anche i file cancellati o parzialmente sovrascritti e così via, comunque tutte quelle entità conosciute al file system, e mi individuo 206 oggetti. Utilizzando PhotoRec, che adesso lo vediamo in funzione, mi riesce a recuperare 2639 file, quindi molti più file di quelli noti al file system. Dopo facciamo il test su una chiavetta, così lo vediamo all'opera. Un altro tool di carving è TCP Extra, che è un tool open source specifico proprio per il traffico di rete, che quindi fornisce dei risultati ottimali applicato a un file come quello che abbiamo visto prima su Wireshark piuttosto che sul sito. E altri tool che si trovano in circolazione sono Chaos Leader e questo esperimento di tool MS RAM di Dump, che si occupa del carding sulla RAM. Ok, facciamo un test di carding sulla chiavetta e poi facciamo un attimo di pausa. Una serie di fotografie, quindi praticamente di politici, cose di questo tipo,
JavaScript. Quindi possiamo trovare dei frammenti, oppure, in questo caso, questo è un pezzo di codice, di qualcosa, probabilmente anche dentro, perché vedete, sono le graffe che dice la fine della riga, messe bene. Ok, quindi ho avviato il processo adesso di recupero e come vedete di nuovo mi va a recuperare tutti i dati che sono.